Allora, il piacere della lettura, la lettura appassionata, l'esempio del barone Rampante e del brigante Gian dei Brughi, tratto appunto dal barone Rampante. Il barone Rampante è un romanzo di Italo Calvino, è uno scrittore di cui leggeremo anche altri brani. Il barone Rampante perché si chiama così? Perché vive sugli alberi, quindi si arrampica, rampa sugli alberi, ha deciso di vivere tutta quanta la sua vita sugli alberi. È una situazione un po' paradossale, giusto? Perché com'è possibile che una persona riesca a vivere tutta quanta la sua esistenza sugli alberi? Questo, come dimmi, dicevi? Questa, come tante altre cose che leggeremo anche nel brano di oggi, è quasi un paradosso, un estremo, che rende la lettura di questo romanzo un po' ironica, cioè attraverso queste situazioni estreme, paradossali, Italo Calvino ci vuole descrivere determinate cose non in un modo pedante, moralistico, ma in un modo estremamente ironico, quindi divertente, quindi leggero. Per esempio, lui ci vuole parlare dell'illuminismo. Italo Calvino amava moltissimo l'illuminismo. Ebbene, non lo fa con un trattato, un saggio in cui dimostrare la estrema razionalità della visione illuminista, ma lo fa col simbolo di questo Cosimo che vive sugli alberi, quindi vede dall'alto e utilizza la ragione per giudicare tutto quanto, ma lo fa il nostro Italo Calvino in una maniera estremamente narrativa, quindi estremamente leggera. Ah, infatti, cosa era successo? Beh, era successo molto semplicemente questo, che i genitori di Cosimo, appunto questi baroni, avevano imposto a Cosimo di mangiare la minestra. Cosimo non voleva assolutamente mangiare questa minestra e quindi si era ribellato, ha detto: se continuate a insistere, io prendo, vado sugli alberi e passerò tutta quanta la mia vita sugli alberi. I genitori hanno insistito, lui ha preso, è salito su un albero, è rimasto lì per tutta quanta la vita. Sapete, questo romanzo è ambientato nella Liguria. La Liguria è la terra di Italo Calvino, nel senso che lui viveva, non era nato in Liguria perché i suoi genitori erano andati a Cuba per questioni appunto di botanica, erano esperti di botanica, ma di fatto passa tutta la sua infanzia a Sanremo, dove vivono appunto i suoi genitori, che si occupano di fiori, a Sanremo, fiori, no? E poi anche sarà partigiano sulle colline della Liguria, quindi ama moltissimo questo territorio e lo descrive e immagina che nel Settecento vi era una tale coltre di alberi che copriva tutta quanta la Liguria, tanto che era possibile addirittura vivere in questo territorio passando da un albero all'altro senza fermarsi mai, senza soluzione di continuità, cioè senza interruzioni. E così Cosimo passa, si sposta da una città all'altra senza toccare mai più terra, perché lui è un tipo così, un tipo molto fermo, molto deciso, una volta che decide una cosa non ritorna mai indietro. Questa è già una cosa interessante, una riflessione sul rapporto, per esempio, fra i giovani e i genitori. Insomma, Cosimo decide di dire di no ai genitori, a costo anche di, cioè vuole portare, porta fino in fondo poi questa sua decisione, anche se è una decisione che gli costa, perché insomma vivere sugli alberi non è sempre così comodo. Il fratello di Cosimo, quindi fratello minore, un po' più acquiescente, vuol dire più accondiscendente con i genitori, non è uno spirito ribelle come Cosimo, alla fine scriverà la vita di Cosimo. E quindi infatti il barone Rampante, ha come narratore il fratello minore di Cosimo. Andiamo quindi a leggere alla pagina 19. Cosimo era su di un noce un pomeriggio e leggeva. Abbiamo detto che ovviamente Cosimo vive sugli alberi, quindi adesso è su di un noce, poi passa su altri alberi, come vedremo. Attenzione, vi ho già spiegato che questa è anche una metafora dell'illuminista. Abbiamo detto che Cosimo è del Settecento, cioè vive in quel periodo del Settecento, che è il periodo proprio dell'illuminismo, e vede tutto dall'alto.
e dall'altro osserva e partecipa anche alla vita, cioè non si isola comunque dalla vita degli uomini e avrà anzi dei rapporti, delle conoscenze, delle amicizie, come quella appunto con Gian dei Brughi che vedremo oggi. Cosimo era su di un noce un pomeriggio e leggeva. Gli era presa da poco la nostalgia di qualche libro. Stare tutto il giorno col fucile spianato ad aspettare se arriva un fringuello, alla fine, alla lunga, annoia. Ecco, sì, doveva procurarsi da mangiare anche, cacciando, lui sì. Doveva vivere in modo autonomo, non doveva dipendere da nessun altro. In particolar modo non doveva dipendere dai suoi genitori. Vi ripeto, questa è una tematica interessante per noi che facciamo scienze sociali, questa della decisione di Cosimo di non obbedire ai suoi genitori. Comunque, certo che passare tutta quanta la vita a cacciare e basta, alla fine annoia, e allora ogni tanto si metteva a leggere. Dunque leggeva il Gil Blas di Lesage. Ecco, questo, come tutti gli altri libri di cui si racconta in questo brano, sono libri del Settecento, cioè ovviamente sono letture dell'epoca. Per esempio questo Gil Blas raccontava le avventure di un giovane spagnolo, è uno scrittore vissuto a cavallo fra 600 e 700, tenendo con una mano il libro e con l'altra il fucile. Ottimo Massimo, cui non piaceva che il padrone leggesse, girava intorno cercando pretesti per distrarlo. Ottimo Massimo è il cane di Cosimo, viene chiamato così, un po' preso dall'antichità. Infatti nell'antichità a Roma c'era sul Campidoglio un tempio dedicato a Giove Ottimo Massimo, quindi lui ha dato al suo cane questo nome. Abbaiando per esempio, ecco, il cane non era contento che Cosimo leggesse, il cane era più contento quando Cosimo cacciava. Abbaiando per esempio una farfalla per vedere se riusciva a fargli puntare il fucile, cercava di distrarlo dalla lettura e quindi cercava di farlo ritornare all'attività della caccia. Ed ecco, giù dalla montagna per il sentiero veniva correndo e ansando un uomo barbuto, malmesso e disarmato, e dietro aveva due sbirri a sciabole sguainate che gridavano: «Fermatelo, è Gian dei Brughi, l'abbiamo stanato finalmente!» Allora, è un brigante, chiamato Gian dei Brughi, Brughi Brughiere, sono i brughi leriche, quindi piante. Un pezzo di motorino. No, quella la brugola serve per girare i dado, no. Invece i brughi sono le eriche, quindi piante un po' sempreverdi, piccole piante, cespugli che crescono abbondanti nel sottobosco. È un nomignolo questo che sta a indicare che questo era un brigante che conosceva molto le boscaglie, in un certo qual modo, quindi ha un legame forte con Cosimo, anche Cosimo è grande conoscitore degli alberi. L'abbiamo stanato finalmente, gli sbirri lo stanno inseguendo Gian dei Brughi e lo stanno raggiungendo. Ora il brigante aveva preso un po' di distacco dagli sbirri, ma si continuava a muoversi impacciato come chi ha paura di sbagliare strada o di cadere in qualche trappola, li avrebbe riavuti presto alle calcagna. Il noce di Cosimo non offriva appiglio a chi volesse arrampicarsi, ma egli aveva lì sul ramo una fune, di quelle che si portava sempre dietro per superare i passi difficili. Ne buttò un capo a terra e legò l'altro al ramo. Il brigante si vide cadere quella corda quasi sul naso, si torse le mani un momento nell'incertezza, poi si attaccò alla corda e si arrampicò rapidissimo, rivelandosi uno di quegli incerti impulsivi o impulsivi incerti che sembra sempre non sappiano cogliere il momento giusto e invece la azzeccano ogni volta. Attenzione, Cosimo lancia una fune dal suo albero, dal noce in cui si trova, e quindi salva la vita a Gian dei Brughi. Mi sembra una cosa interessante anche questa su cui riflettere. Cosimo dall'alto, abbiamo detto, osserva tutto quello che accade, certe volte interviene nella realtà che sta sotto di lui, nella storia. Per esempio qua interviene aiutando un brigante. A me fa sempre molto riflettere questa cosa. Vuol dire che forse c'è un motivo che non viene rivelato, in base al quale
come dire, Cosimo capisce o intuisce che tutto sommato gli sbirri non hanno ragione, non avrebbero ragione a catturare, beh, dipende, certe volte hanno ragione, certe volte no, può darsi, a catturare quel brigante, e quindi interviene a favore di questo brigante. Comunque mi ha sempre fatto riflettere questa cosa, cioè vuol dire che abbiamo già detto che Cosimo non sottostà alle leggi della famiglia. Cosimo decide di vivere sugli alberi e da solo fare la sua vita, abbandonare la famiglia di origine, anche con le donne è un tipo un po' particolare, cioè vuole... Sono le donne sugli alberi? Devono venire sugli alberi anche loro se vogliono stare con lui. Le donne devono provarci con lui. Eh? In teoria sono le donne che ci provano con lui. Sì, devono sottostare ai suoi, cioè, alle sue regole, lui non può scendere dall'albero, e non scende dall'albero neanche per una donna, cioè non può. È un po' chiacchierare con loro, con una di loro in particolare, ma c'era tipo una tipa che passa per i boschi, tipo. Esatto. E allora lui la vede, signorita, così, tipo una cosa del genere. Beh, insomma, diciamo che c'è solo, guarda, la rimorchia, la porta sull'albero, poi... Allora, bisognerebbe leggere il romanzo. C'è solo una donna con la quale ebbe una relazione Cosimo. Una relazione che però comunque non porta al matrimonio, perché abbiamo detto che Cosimo, e lo stavamo spiegando adesso, non segue le leggi o le regole né della famiglia né a quanto pare della società, perché aiuta il brigante, e neanche le leggi, diciamo, sociali come quella del matrimonio. Può darsi, non so, potremmo riflettere su questa cosa. Arrivarono gli sbirri. La corda era già stata tirata su e Gian De Brughi era accanto a Cosimo tra le fronde del noce. C'era un bivio. Gli sbirri presero uno di qua e uno di là, poi si ritrovarono e non sapevano più dove andare. Ed ecco che si imbatterono in Ottimo Massimo che scodinzolava nei passaggi. «Ehi», disse uno degli sbirri all'altro, «questo non è il cane del figlio del barone, quello che sta sulle piante. Se il ragazzo è qua intorno potrà dirci qualcosa». «Sono quassù», gridò Cosimo, ma lo gridò non dal noce dove era prima e dove era nascosto il brigante. Si era rapidamente spostato su un castagno lì di fronte, così che gli sbirri alzarono subito il capo in quella direzione senza mettersi a guardare sugli alberi intorno. Non solo quindi ha nascosto il brigante, ma adesso sta fuorviando gli sbirri, in quanto il brigante è rimasto sul noce, mentre lui è da tutt'altra parte, su un altro albero. «Bondì, signoria», fecero, «non avrebbe per caso visto correre il brigante Gian De Brughi?» «Chi fosse non so», rispose Cosimo, «ma se cercate un omino che correva, ha preso di là verso il torrente». «Un omino? È un tronco d'uomo che mette paura». «Beh, di quassù sembrate tutti piccoli». Ecco, anche questo è interessante. Dall'alto sembrano tutti piccoli gli uomini che si credono grandi, invece sono tutti piccoli visti dall'alto. Abbiamo già detto, una visione particolare della vita, della realtà dall'alto, più oggettiva, che anche ridimensiona tante volte la superbia degli uomini. «Grazie, signoria», e tagliarono giù verso il torrente. Allora vanno verso il torrente, come dice Cosimo, e quindi vengono allontanati dal brigante. Cosimo tornò sul noce e riprese a leggere il Gil Blas. Gian De Brughi era sempre abbracciato al ramo, pallido in mezzo ai capelli e alla barba, ispidi e rossi proprio come i brughi, con impigliati foglie secche, ricci di castagna e aghi di pino. Squadrava Cosimo con due occhi verdi, tondi e smarriti. Brutto, era brutto, brigantaccio proprio, no, che era diventato anche ancora più brutto stando in giro per i boschi e basta. «Sono andati?» si decise a domandare. «Sì, sì», disse Cosimo, affabile. «Lei è il brigante Gian De Brughi?» «Come mi conosce?» «Così, di fama». «E lei è quello che non scende mai dagli alberi?» «Sì, come lo sa?» «Beh, anch'io la fama corre». Si guardarono con cortesia, come due persone di riguardo che si incontrano per caso e sono contente di non essere conosciute l'una dall'altra. Cosimo non sapeva cos'altro dire e si rimise a leggere. Attenzione, questo brano noi lo stiamo leggendo proprio per
capire in cosa consiste la lettura appassionata. Cioè, accade certe volte che una persona si lasci prendere dalla lettura di un romanzo, di un libro, e quindi, anche se sta facendo qualcos'altro, si interrompe per continuare la sua lettura. Cosimo, dopo aver aiutato il brigante, ritorna infatti a leggere il suo libro. Che cosa legge di bello? Il Gil Blas di Les Haches è bello? Sì. Le manca tanto a finirlo. Perché? Una ventina di pagine. Perché quando l'aveva finito volevo chiedere se me lo prestava. Sorrise un po' confuso. Sa, passo le giornate nascosto, non si sa mai cosa fare. Avessi un libro ogni tanto, dico. Una volta ho fermato una carrozza, poca roba, ma c'era un libro, l'ho preso. Me lo sono portato su, nascosto sotto la giubba. Tutto il resto del bottino avrei dato per tenermi quel libro. La sera accendo la lanterna, vado per leggere. Era il latino, non ci capivo una parola. Scosse il capo. Vede, io il latino non lo so. Sfortunato questo brigante, ha rubato un libro, ma a combinazione si trattava di un libro in latino. Il latino non lo conosceva. Non si dice neanche. Il latino, caspita, è duro, disse Cosimo. E sentì che suo malgrado stava prendendo un'aria protettiva. Questo qui è in francese. Francese, toscano, provenzale, castigliano, lì capisco tutto, disse Gian dei Brughi. Anche un po' di catalano. Bon dia, buona notte. Essa la mar molto alborotada. Qui il nostro brigante comincia a... Io sono loco. A dire un po' di parole, insomma, un po' di parole, che non so, in catalano, spagnolo, eccetera. Dice... La presa lo sa. Ah, il catalano lo parlo appunto a Barcellona. Calabrese non si dice qua. Comunque, è abbastanza singolare che un brigante sappia tutte queste lingue. Ovviamente questo fa parte di quegli elementi paradossali del barone rampante di cui stavamo parlando prima. Sta di fatto che tante lingue conosce, ma il latino non lo conosce. Forse ha imparato quelle lingue perché aveva bisogno di comunicare in queste lingue, ma il latino non si comunica perché è una lingua morta. In mezz'ora Cosimo finì il libro, le 20 pagine che mancavano, e lo prestò a Gian dei Brughi. Così cominciarono i rapporti tra mio fratello e il brigante. Ricordiamoci, il narratore è il fratello minore di Cosimo. No, il barone rampante l'ho letto. È uno no, lei, dico il fratello per raccontarle. Poi, attenzione, tra Cosimo e il fratello minore continuava a esserci un rapporto. Cosimo non aveva tagliato completamente i ponti con i suoi genitori, ma con il fratello minore ogni tanto si incontrava, lo vedremo anche dopo nel resto della narrazione. Era solo un po' più indeciso il fratello, ma c'era un buon rapporto fra di loro. Lui raccontava tutto il cielo, diceva il fratello che era sugli alberi, cioè tutto quello che... Sì, il fratello lo scriveva. All'inizio il fratello minore era molto dispiaciuto perché voleva che i contrasti fra il fratello maggiore e i suoi genitori si appianassero, non era riuscito. E allora comunque si vedevano di nascosto, diciamo. Cioè lui si avvicinava magari alla residenza di famiglia e così poteva rivedere suo fratello, ma aveva tagliato i ponti invece nettamente con i genitori. Appena Gian dei Brughi aveva finito un libro, correva a restituirlo a Cosimo, ne prendeva in prestito un altro, scappava a rintanarsi nel suo rifugio segreto e sprofondava nella lettura. Ecco la lettura appassionata. Il brigante viene preso, quasi colto da un raptus di lettura. Dopo aver letto questo Gil Blas, poi ne vuole leggere ancora altri, continua a chiedere i libri al barone rampante. A Cosimo i libri li procuravo io, cioè li procurai fratello minore, dalla biblioteca di casa, e quando li aveva letti me li ridava. Ora cominciò a tenerli più a lungo, perché dopo letti li passava a Gian dei Brughi, e spesso tornavano spelacchiati nelle rilegature, con macchie di muffa, striature di lumaca, perché il brigante chissà dove li teneva.
In giorni stabiliti, Cosimo e Gian dei Brughi si davano convegno su di un certo albero, si scambiavano il libro e via, perché il bosco era sempre battuto dagli sbirri. Questa operazione così semplice era molto pericolosa per entrambi, anche per mio fratello, che non avrebbe potuto certo giustificare la sua amicizia con quel criminale. Ma a Gian dei Brughi era presa una tal furia di letture che divorava romanzi su romanzi. E stando tutto il giorno nascosto a leggere, in una giornata mandava giù certi tomi che mio fratello ci aveva messo una settimana. E allora non c'era verso, ne volevo un altro, e se non era il giorno stabilito si buttava per le campagne alla ricerca di Cosimo, spaventando le famiglie dei casolari e facendo muovere sulle sue tracce tutta la forza pubblica di Ombrosa. Ombrosa è una città della Liguria inventata, sì. No, c'è la telenovela, sì, sì. Però questo di Ombrosa è proprio un paese immaginario, diciamo, nella Liguria. Anche il nome di questo paese, però, è significativo, perché questo romanzo è tutto incentrato sugli alberi e gli alberi danno ombra. Adesso a Cosimo, sempre pressato dalle richieste del brigante, i libri che riusciva a procurargli io non bastavano, dovette andare a cercarsi altri fornitori. Conobbe un mercante di libri ebreo, tale Orbecche, che gli procurava anche opere in più tomi. Cosimo gli andava a bussare alla finestra dai rami d'un carrubo, portandogli lepri, tordi e starne, appena cacciati, in cambio dei volumi. Ah, ricordatevi che Cosimo non può ammettere di dipendere economicamente dai suoi genitori, quindi vive di caccia e se deve procurarsi qualcosa deve usare il baratto. Attenzione, anche non può mettere i piedi per terra, quindi anche quando deve avere dei rapporti con la gente deve sempre rimanere sugli alberi, quindi anche quando va da questo mercante dei libri. Va dall'albero, diciamo, che fa tutti i suoi bisogni. Cos'è, una bomba? È la natura, sono cose naturali, insomma, si fanno. Insomma, non soffermiamoci su tutti gli aspetti, no, in quanto il romanzo di Italo Calvino è volutamente paradossale in alcuni punti. Oh. Silenzio, per favore. Ma Gian dei Brughi aveva i suoi gusti, non gli si poteva dare un libro a caso, se no l'indomani tornava da Cosimo a farselo cambiare. Mio fratello era nell'età in cui si comincia a prendere piacere alle letture più sostanziose, ma era costretto ad andarci piano da quando Gian dei Brughi gli portò indietro le avventure di Telemaco, avvertendolo che se un'altra volta gli dava un libro così noioso, lui gli segava l'albero di sotto. Cosimo aveva letto un libro, Le avventure di Telemaco. Si trattava di un romanzo un po' pedagogico, insomma, una cosa che doveva servire all'educazione dei lettori, e quindi un po' noioso, un po' pesante. A Gian dei Brughi non era andato a genio questo romanzo. Ha preso e gli aveva ridato indietro. Quindi doveva anche stare attento Cosimo a cosa gli dava da leggere. Cosimo a questo punto avrebbe voluto separare i libri che voleva leggere per conto suo con tutta calma da quelli che si procurava solo per prestarli al brigante, ma che almeno una scorsa doveva darla anche a questi, perché Gian dei Brughi si faceva sempre più esigente e diffidente e prima di prendere un libro voleva che lui gli raccontasse un po' la trama e guai se lo coglieva in fallo. Mio fratello provò a passargli dei romanzetti d'amore. Allora Cosimo dice: se Le avventure di Telemaco è troppo impegnativo, quindi questi romanzi pedagogici, diamogli da leggere qualcosa di più leggero, come questi romanzetti d'amore. Allora, mio fratello provò a passargli dei romanzetti d'amore. Il brigante arrivava furioso, chiedendo se l'aveva preso per una donnicciola. L'aveva preso per una donnicciola, per una ragazzina che mi piacciono i romanzi, a cui piacciono i romanzi d'amore. E il brigante arrivava furioso, non si riusciva mai a indovinare quello che gli andava. Insomma, con Gian dei Brughi sempre alle costole, la lettura per Cosimo, dallo svago di qualche mezz'oretta, diventò l'occupazione principale, lo scopo di tutta la giornata. Attenzione, quando farete l'esercizio a casa, vi si chiederà: c'è un cambiamento nell'atteggiamento di Cosimo riguardo alla lettura?
Certo che c'è, perché prima lui si dedicava soprattutto alla caccia e solo in alcuni intervalli di tempo alla lettura. Adesso invece diventa una qualcosa di quotidiano, è lo scopo addirittura di tutta la giornata. E a furia di maneggiare volumi, di giudicarli e compararli, di doverne conoscere sempre di più e di nuovi, tra letture per Gian De Brughi e crescente bisogno di letture sue, a Cosimo venne una tal passione per le lettere e per tutto lo scibile umano che non gli bastavano le ore dall'alba al tramonto per quel che avrebbe voluto leggere, e continuava anche al buio a lume di candela, sempre a leggere. La lettura è un'operazione che stimola la nostra capacità di giudizio autonoma, e siccome Cosimo era molto interessato a questo, ad avere una sua capacità di giudicare, di ragionare sulle cose autonomamente, senza che qualcun altro gliele imponesse, ecco che si dedica in modo appassionato alla lettura. Finalmente scoperse i romanzi di Richardson. A Gian De Brughi piacquero. Finito uno ne voleva subito un altro. Orbecche, il mercante di libri, gli procurò una pila di volumi. Il brigante aveva da leggere per un mese. Cosimo, ritrovata la pace, si buttò a leggere La vita di Plutarco. Quindi i libri di Richardson vanno bene sia a Cosimo sia al brigante. Si tratta di romanzi in cui però si parla anche della società un po'. Quindi romanzi nello stesso tempo sentimentali, ma non così leggeri come i romanzetti d'amore, e quindi con uno sfondo sociale interessante. E questi romanzi presero moltissimo il brigante, tanto che Cosimo poté ritornare a scegliere i libri per se stesso, e per esempio probabilmente Le vite di Plutarco, Le vite parallele di Plutarco. Plutarco era uno scrittore greco che scrisse il libro delle vite parallele, quindi paragonando grandi personaggi della storia greca, e lui era greco, con i grandi personaggi della storia latina. Gian De Brughi, intanto, sdraiato sul suo giaciglio, gli ispidi capelli rossi pieni di foglie secche sulla fronte corrugata, gli occhi verdi che gli s'arrossavano nello sforzo della vista, leggeva, muovendo la mandibola in un compitare furioso, tenendo alto un dito umido di saliva per esser pronto a voltare la pagina. Alla lettura di Richardson, una disposizione già da tempo latente, cioè già da tempo nascosta nel suo animo, lo andava come struggendo, un desiderio di giornate abitudinarie e casalinghe, di parentele, di sentimenti familiari, di virtù, d'avversione per i malvagi e i viziosi. Attenzione, leggendo questi romanzi, in particolar modo di Richardson, il brigante cambia. Lui, che è sempre vissuto in mezzo ai boschi, ovviamente è vissuto rapinando e scappando dagli sbirri, adesso ha come un desiderio di giornate abitudinarie e casalinghe, di vivere una vita normale, regolare, di avere una famiglia, di virtù, di essere virtuoso, lui che era un fuorilegge, di avversione per i malvagi e i viziosi, cioè per quelli come lui. Tutto quel che lo circondava non lo interessava più o lo riempiva di disgusto. Addirittura c'è un cambiamento, la lettura ci cambia e la lettura ci fa capire che forse certe cose che avevamo, che credevamo fossero giuste, belle, corrette, invece non lo sono per niente. Non usciva più dalla sua tana tranne che per correre da Cosimo e farsi dare il cambio del volume, specie se era un romanzo in più tomi ed era rimasto a mezzo della storia. Viveva così isolato, senza rendersi conto della tempesta di risentimenti che covava contro di lui, anche tra gli abitanti del bosco, un tempo suoi complici fidati, ma che ora si erano stancati di tenersi tra i piedi un brigante inattivo che si tirava dietro tutta la sbirraglia. Quelli che l'avevano sempre aiutato, i suoi complici, adesso si allontanano un po' da lui, perché anzitutto lui è inattivo, cioè non fa tutte quelle operazioni. Stavo dicendo, per esempio, rapimenti, che sono soliti fare i briganti, ma anche si tira dietro la sbirraglia, diventa un pochettino meno bravo a evitare gli sbirri. E allora, piccolo brano riassunto e non riportato integralmente. Gian De Brughi rischia di essere tradito,
Sul suo capo pende una taglia. Due briganti più giovani tentano di ricondurlo all'antica vita, proponendogli una rapina, anzi quasi costringendolo ad attuarla. Gian De Brughi accetta, ma il suo disamore per quel genere di attività emerge chiaro dal suo comportamento, ben poco risoluto. Il risultato è che il colpo fallisce e il brigante viene arrestato. Quindi è talmente preso dalla lettura che addirittura non sta rapinando più, e devono costringerlo a fare una rapina, e è talmente indeciso in quell'operazione. Scoprono? Un nuovo lato della sua anima che ama più rispetto a quello di prima. Esatto, cioè la lettura ci rende liberi. Noi, per esempio, in un certo ambiente, da certi condizionamenti, siamo portati a vivere in un certo modo, a pensare in un certo modo. La lettura potrebbe liberarci da questo, potrebbe farci conoscere altri aspetti della realtà che noi prima non avevamo considerato. Però questo ha anche delle conseguenze negative per il brigante, il quale infatti è poco deciso nel corso di questa operazione e quindi poi viene addirittura arrestato. La prigione era una torretta sulla riva del mare, una macchia di pinastri le cresceva dappresso. D'in cima a uno di questi pinastri Cosimo arrivava quasi all'altezza della cella di Gian De Brughi e vedeva il suo viso all'inferriata. Al brigante non importava nulla degli interrogatori e del processo, comunque andasse l'avrebbero impiccato. Ma il suo pensiero erano quelle giornate vuote lì in prigione, senza poter leggere, e quel romanzo lasciato a mezzo. Cosimo riuscì a procurarsi un'altra copia di Clarissa e se la portò sul pino. Il brigante viene arrestato, il brigante sa che sarà impiccato, ma la cosa che più lo preoccupa è che stava leggendo un romanzo di Richardson, titolo di questo romanzo è Clarissa, e non aveva finito di leggerlo. Diventa più importante il libro addirittura della sua stessa sopravvivenza. E quindi Cosimo non aveva più la copia del... tra l'altro i compagni del brigante, addirittura per costringerlo a fare quella rapina, gli avevano preso questo romanzo, questo libro, il Clarissa, no? E hanno detto, guarda, se vuoi che te lo restituiamo, devi venire a fare la rapina con noi. Poi la rapina però va male e quindi lui non ha più questo romanzo. E quindi Cosimo deve procurarsi un'altra copia di questo romanzo. Dove eri arrivato? Cosimo si avvicina alla cella dove si trova il brigante Gian De Brughi e gli chiede, dove eri arrivato? Quando Clarissa scappa dalla casa di malaffare. Cosimo scartabellò un poco e poi, ah sì, ecco dunque, e cominciò a leggere ad alta voce, rivolto verso l'inferriata, alla quale si vedevano aggrappate le mani di Gian De Brughi. L'istruttore andò per le lunghe, il brigante resisteva ai tratti di corda, vuol dire che lo stanno interrogando e stanno cercando di carpire notizie oppure nomi di altri briganti. Sì, appunto, hanno preso solo lui, quindi gli sbirri vogliono sapere i nomi degli altri, i tratti di corda sono, diciamo, strumenti di tortura che si usavano allora per cercare di convincere il brigante a spifferare i nomi dei suoi complici. Per fargli confessare ognuno dei suoi innumerevoli delitti ci volevano giornate e giornate. Così ogni giorno, prima e dopo gli interrogatori, se ne stava ad ascoltare Cosimo che gli faceva la lettura. Finita Clarissa, quindi riesce a finire il romanzo in questo modo, non può leggerlo in cella lui, e deve essere Cosimo che glielo legge. Ma non è sugli alberi Cosimo? Sì. E dagli alberi glielo legge? Sì, sì. Prima... E la cella dove è? Dio sugli alberi? Tutta vicina agli alberi, sì sì. Infatti diceva che la prigione, non hai ascoltato bene prima, la prigione era una torretta sulla riva del mare, una macchia di pinastri, pini marittimi, le cresceva dappresso. Sempre così, altrimenti Cosimo deve rimanere sugli alberi, non può scendere. Finita Clarissa, sentendolo un po' rattristato, Cosimo si fece l'idea che Richardson, così al chiuso, fosse un po' deprimente e preferì cominciare a leggere un romanzo di Fielding, quindi altro scrittore del Settecento, che con la vicenda movimentata lo ripagasse un po' della libertà perduta. Quindi scelta di letture,
motivazioni per scegliere un libro invece che un altro, fare nuove esperienze di lettura. Alcune letture, come quelle di Richardson, possono essere un po' deprimenti, e allora leggere libri più avventurosi, come quelli di Fielding, erano i giorni del processo, e Gian De Brughi aveva in mente solo i casi di Jonathan Wilde. Jonathan Wilde, protagonista di un romanzo di Fielding, che si intitola proprio così. Jonathan Wilde. Prima che il romanzo fosse finito, venne il giorno dell'esecuzione. Sul carretto, in compagnia di un frate, Gian De Brughi fece l'ultimo suo viaggio da vivente. Le impiccagioni a Ombrosa si facevano a un'alta quercia in mezzo alla piazza. Intorno tutto il popolo faceva cerchio. Impiccagioni a una quercia, sulla quercia ci può arrivare Cosimo. Quando ebbe il cappio al collo, Gian De Brughi sentì un fischio di tra i rami. Alzò il viso, c'era Cosimo col libro chiuso. «Dai, dimmi come finisce!» fece il condannato. E lì, praticamente con la corda al collo, che sta per essere impiccato, la cosa che più gli interessa però è sapere come finisce il libro Jonathan Wilde di Fielding. «Mi dispiace dirtelo, Gian», rispose Cosimo. Jonathan finisce appeso per la gola. «Grazie, così sia di me pure. Addio». Lui finisce impiccato, il protagonista del romanzo, finirò impiccato anch'io. Diciamo che affronta la realtà a questo punto anche un po' più a cuor leggero. Come? Ah sì sì, non può. Ah sì sì, ah non può evitare le impiccagioni. Dal fremito della paura. Ah. Lo so, ma uno si chiede tipo quando vede uno squalo che ti sta per mangiare. Uno può anche pensare così, guardarlo, sì, oh bello. Oppure può anche mettersi a urlare anche sapendo che non c'è un cristiano che sono in mezzo al mare. Però subito, lui l'ha preso a cuore. Potrei dire una cosa. È molto felice. Allora tipo, aspetta. Con lo squalo ti puoi salvare comunque, lui è lì. Lì, con la corda un po'. Ti posso spiegare, Fanna? Sì, allora, lui ti rotta. No, tipo, allora. Sto per morire. Senza. E mi molla la vita. Sto per morire. Rimango lì così, triste, e so che sto per morire. Non c'è più niente nella tua vita. Almeno eri con la tipa, con l'ultimo secondo per vedere la tua ragazza. Così. Che ragazza. La tua tipa. E poi la donna. Sì. Allora. Non capisco. Ah sì, stavo dicendo quindi che certe volte diciamo che la nostra libertà intellettuale ci permette di vivere anche una situazione di grande male, di grande costrizione, ci permette di vivere con una certa serenità anche questa situazione. Mi vengono in mente altri libri che ho letto, per esempio Se questo è un uomo di Primo Levi, dove appunto lui, mentre lì nel campo di concentramento, si ricorda i versi di Dante. Ecco, questa, Se questo è un uomo, ha letto esatto, di Dante. Oppure mi vengono in mente altri libri, come per esempio Una giornata di Ivan Denisovich di Solzhenitsyn, che racconta anche lì di una persona nel campo di concentramento siberiano, nel gulag sovietico, anche lì la possibilità di essere liberi ricordandosi di altre cose che si sono vissute o lette prima al di fuori della prigione. La folla, si dice, lui stesso calciò via la scala restando strozzato. A questo punto addirittura, senza aspettare che il boia gli tolga la scala di sotto, la calcia via lui stesso, così quasi morire. La folla, quando il corpo cessò di dibattersi, andò via. Cosimo rimase fino a notte a cavalcioni del ramo da cui pendeva l'impiccato. Ogni volta che un corvo si avvicinava per mordere gli occhi o il naso del cadavere, Cosimo lo cacciava agitando il berretto. È diventato amico, diciamo, di questo brigante, e quindi non vuole che nessuno, per esempio i corvi, non vengano lì a deturpare il suo cadavere. Così termina questo episodio del barone rampante, uno dei tanti episodi di questo romanzo. Allora, ci sono quattro esercizi per comprendere.
Dovreste farmi questi esercizi per la prossima volta. Decidiamo quando è la prossima volta, giusto? Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.